Ciao a tutti, in questo video vedremo il nuovo effetto corner pin all'interno di Filmora. Un effetto molto richiesto è quello che permette di distorcere un video, una clip, in maniera tale da poter posizionare in prospettiva il nostro video. Questo perché può essere utilizzato in una serie di situazioni molto diverse e molto utili. Per questo motivo è stato aggiunto con le ultime aggiornamenti di Filmora l'effetto corner pin. Ci basterà andare all'interno della sezione effetti e semplicemente cercarlo all'interno della libreria. Troveremo infatti questo effetto tradotto in italiano per nodo angolo, che è esattamente quello che permette di modificare il video in prospettiva. Per provarlo inseriamo in scena un video dalla nostra libreria, andiamo negli effetti e applichiamolo. Cliccando due volte possiamo vedere le impostazioni. Come vedete ci sono le impostazioni di posizione dei vari angoli del nostro video. Possiamo modificarli da qui, ma possiamo anche modificarli direttamente dalla preview, semplicemente trascinando i vari angoli del video nella posizione che ci interessa avere. Poi possiamo modificare ulteriormente il video e aggiustarlo prendendo le maniglie quadrate che si trovano a metà, e questo ci permetterà di distorcerlo nelle varie direzioni. Così facendo noi possiamo simulare di avere il video in 3D, quindi in prospettiva, rispetto alla nostra ripresa. Se invece vogliamo essere più precisi possiamo utilizzare i valori numerici nel nostro pannello dell'effetto. Naturalmente questo effetto può essere usato in diverse situazioni. Per esempio potremmo utilizzarlo per sostituire l'immagine di un monitor all'interno di una ripresa. Facciamo finta di dover inserire qualcosa all'interno di questo monitor. L'effetto corner pin lo possiamo fare anche non avendo a disposizione il green screen, quindi anche se in questa inquadratura non ci fosse lo schermo verde ma ci fosse uno schermo bianco o con qualsiasi altra immagine all'interno. Ci basterà mettere la nostra immagine sul layer che si trova nella layer superiore, andare appunto nelle impostazioni del corner pin e fare in modo che gli angoli combacino con gli angoli del monitor reale. Ci può convenire in questo caso zoomare per essere più precisi e continuare a modificare i nostri angoli, aiutandoci anche eventualmente con i valori numerici. In questo caso abbiamo sostituito il monitor molto molto rapidamente, ma ovviamente la stessa cosa può essere fatta per qualsiasi altra situazione, quindi ad esempio per un cartellone stradale, per un poster o, come in questo caso, per un cartello. Possiamo inserire dei video, delle immagini a piacimento. Con lo stesso principio applichiamo l'effetto, andiamo ovviamente nelle opzioni e dobbiamo anche qui basarci sulla prospettiva di questa particolare ripresa per fare in modo di creare un'immagine che sembri effettivamente all'interno della scena. In questo caso io ho inserito un video, ma vedete che l'effetto funziona perfettamente. Poi naturalmente possiamo anche cambiare la color correction per fondere meglio l'immagine, magari lavorare anche sui metodi di fusione e la trasparenza in base al tipo di ripresa che abbiamo a disposizione. Oppure possiamo usare questo effetto per creare delle grafiche dietro ai titoli o per modificare i titoli stessi. Quindi potremmo inserire questa titolazione e applicare lo stesso effetto, però facendo prima una clip composta, per fare in modo che l'effetto possa essere effettivamente applicato, perché altrimenti verrà interpretato come testo e non potremo utilizzarlo. Chiaramente se utilizziamo già dei titoli 3D questo non serve, ma in particolari situazioni può essere utile, ad esempio se importiamo delle grafiche dall'esterno o delle titolazioni esportate come formati video o quant'altro, ci può essere utile utilizzare proprio questo effetto per mettere in prospettiva anche questo tipo di elementi. L'altra cosa molto interessante è il fatto che questo effetto permette l'animazione, quindi permette l'utilizzo di keyframe. Proviamolo rapidamente proprio su questo testo che abbiamo inserito. Vedete che di fianco ai vari valori abbiamo la possibilità di attivare i keyframe. Possiamo cliccare per attivarli e quindi spostandoci noi possiamo cambiarne i valori. Quindi facciamo un keyframe anche nella parte finale e decidiamo il tipo di movimento che vogliamo fare. Possiamo anche azzerarli e questo vuol dire che il testo passerà da essere un testo in prospettiva ad essere un testo in posizione, diciamo, normale, frontale. Oppure viceversa, possiamo invertire i keyframe e fare in modo che il testo parta normale e si vada poi a posizionare in prospettiva così come abbiamo deciso. Abbiamo quindi visto rapidamente questo nuovo effetto corner pin
che ci permette di deformare, cambiare la prospettiva di una clip di qualsiasi tipo e anche animandola, potendo quindi sbloccare tutta una serie di effetti che possiamo andare ad utilizzare. Come al solito, fatemi sapere se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial.